Oggi vi propongo una nuova ricetta. Si tratta del crumble alla nocciola e cioccolato con ripieno di ricotta, cioccolato e Grand Marnier. Facilissima, velocissima, un dolce che si fa anche all'ultimo momento. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un bel like, e se vi va, iscrivetevi e condividete. Ciao! Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di farina, 110 g di zucchero, 125 g di burro, 125 g di crema alla nocciola, un uovo e un cucchiaio di farina se servono. Procediamo con la sabbiatura, quindi inseriamo il burro nella farina con lo zucchero e lavoriamo in punta di dita. Poi aggiungiamo la crema alla nocciola e impastiamo ancora un po'. Ci spostiamo poi sul piano di lavoro e creiamo quindi un impasto abbastanza granuloso, a cui volendo possiamo aggiungere un uovo e un cucchiaio di farina. Copriamo e lasciamo riposare in frigo per un'ora. Dopo l'impasto sarà pronto per essere steso, sempre sulla carta forno, di uno spessore non troppo alto, e andiamo ad inserire quindi l'impasto tirato nel piatto crisp. Eliminiamo i bordi e li mettiamo da parte. Per farcire 300 g di ricotta, 140 g di zucchero, 2-3 cucchiai di cioccolato in polvere non zuccherato e 4 cucchiai di Grand Marnier. In una bowl mescoliamo tutti gli ingredienti, dopodiché aggiungiamo il Grand Marnier. Farciamo la base della nostra torta con la crema alla ricotta, dopodiché la livelliamo molto bene e con l'eccesso di impasto creiamo delle palline che andiamo a disporre sui bordi stessi, lasciando però il centro vuoto, come una sorta di guarnizione. Andiamo in microonde con funzione crisp per 8-11 minuti. La torta ora è pronta, va lasciata raffreddare e poi guarnita con zucchero a velo. Naturalmente si può tagliare e gustare. Il giorno dopo è ancora più buona. Ciao!